Sto molto meglio rispetto ai primi giorni, sto facendo piccoli miglioramenti anche fisicamente, piano piano sto migliorando con le gambe e braccia. Sono da 2 giorni che sono senza ossigeno, quindi i medici hanno trovato anche miglioramenti da quell'aspetto lì. Piano piano mi sto risollevando. Sono in un reparto dove molta gente sta migliorando, molte persone stanno facendo piccoli passi. In terapia intensiva invece è tutto un altro mondo, è molto difficile. Adesso, gli ultimi 2 giorni che stavo prendendo coscienza, lucidità, vedere persone così fa un certo effetto. È partito tutto da una congiuntivite. Mentre ricovero un po' di paura, ansia. Il momento che mi hanno detto Diego ti portiamo in terapia intensiva, lì ho avuto molta paura, però dentro di me sapevo di farcela, soprattutto per mia figlia, e adesso siamo qua. Ho ancora la pelle d'oca a raccontare tutto. Hai avuto modo di vedere la tua compagna, la tua bimba? Sì, tramite videochiamata, tutti i giorni la vedo, anche la bambina. Vedo anche i miei genitori in videochiamata e questo è quello che mi fa per adesso. Meno male che esistono queste videochiamate qua che anche da lontano ti fanno sentire vicini. Cos'è stata la prima cosa che hai pensato? Quando mi sono svegliato dal coma farmacologico, sì, ho pensato subito a loro. E nel momento in cui, vabbè, si è diffusa la notizia di questo virus, eri già spaventato, cioè come persona, come l'hai affrontato l'idea della pandemia? Mi spaventava, ma allo stesso tempo ero tranquillo perché dicevo: ma intanto non colpisce me, sono giovane e tutto. Invece, diciamo da questo punto di vista, ho sottovalutato la cosa. E E adesso invece? adesso invece dico ai miei coetanei e a tutti i giovani di stare molto attenti perché può colpire giovani, anziani, tutti può colpire. Quindi, ai miei coetanei posso consigliare in questo momento di stare a casa, di stare molto attenti perché colpisce tutti e quando colpisce veramente come ha colpito me, bisogna avere coraggio e forza. E meno male che ce l'ho avuta.